l'acquisto della cittadinanza italiana è disciplinato da una legge, la numero 91 del 1992. La cittadinanza italiana si può acquistare per, diciamo, principalmente per tre motivi: per residenza, o per matrimonio o per nascita. Allora, per nascita è quando un cittadino straniero, figlio di cittadini stranieri, nasce in un comune italiano e vi risiede ininterrottamente fino al compimento del 18° anno di età. A quel punto ha un anno di tempo fino al compimento del 19° anno di età per presentarsi nel comune di residenza e chiedere di acquistare la cittadinanza italiana. Fatta questa domanda, l'ufficiale di Stato civile fa degli accertamenti e se gli accertamenti sono positivi, questo ragazzo diventa cittadino italiano. Può chiedere la cittadinanza italiana anche il cittadino straniero che è residente in Italia ininterrottamente da almeno 10 anni. Questo termine è ridotto a 4 per i cittadini comunitari. Questa domanda deve essere presentata in prefettura che la trasmette al Presidente della Repubblica. La cittadinanza viene concessa con un decreto del Presidente della Repubblica. Diversa è la cittadinanza per matrimonio. La cittadinanza per matrimonio viene concessa su domanda al cittadino straniero che sposa un italiano o un'italiana. La domanda può essere fatta dopo 2 anni dal giorno di matrimonio, se residenti in Italia. Questo termine viene dimezzato se ci sono dei figli e la cittadinanza viene concessa dal prefetto della Spezia. Per questi 3 casi che vi ho detto di acquisto di cittadinanza italiana, preventivamente occorre fare, purtroppo dico io, un versamento di 200 euro che è comunque finalizzato all'inizio delle pratiche, sia che poi la cittadinanza venga concessa oppure no.